ha sfruttato appieno la chance che gli ha concesso il tecnico Massimo Paci. Titolare contro il Foggia, Riccardo Cappa ha avuto il merito di sbloccare il match ad inizio secondo tempo e di iscriversi dunque a quella cooperativa del gol chiamata Teramo, che ha mandato a segno il nono giocatore diverso. Una rete d'opportunismo per il giovane attaccante, ancora alla ricerca di una maggiore capacità di impiego. Alla terza stagione e appena alla seconda rete in maglia biancorossa, la prima segnata nel dicembre 2018, anche quella d'opportunismo che fece strappare al diavolo un 2-2 in rimonta sulle Renate. Le sensazioni dello stesso Cappa dopo la vittoria sui Satanelli. Diciamo in settimana il mister ogni tanto prova, non l'avevo capito, perché la formazione la dà sempre, diciamo, un'oretta e mezza prima della partita, quindi onestamente non me l'aspettavo. Poi mi ha buttato in campo e fortunatamente ne ho approfittato. Fare gol è sempre un'emozione a parte. Poi diciamo che è un gol molto importante perché ha sbloccato la partita. Siamo stati bravi con tutta la squadra a tenere il risultato e alla fine a chiuderla, diciamo. Alla fine un gol è sempre un gol, chi segna segna, l'importante è portare punti a casa. È stata molto una partita facile perché il Foggia era molto organizzato, soprattutto dentro il campo, era molto affollato il centrocampo e alla fine sapevamo che un episodio poteva sbloccare la partita, che sia un calcio d'angolo, una punizione. Alla fine il difensore ha perso palla e ne abbiamo approfittato. Neanche il tempo di festeggiare una vittoria, che il Teramo ha già il big match di Terni da preparare. Il diavolo si presenterà al Liberati a 4 punti dalle Fere, ma anche con una partita in meno e quindi potenzialmente a meno 1. Cappa partirà dalla panchina, logico immaginare che Paci rimetta dal primo minuto Costa Ferreira, avendo anche un Mungo che dà segnali sempre più incoraggianti, un match da affrontare senza remore. Sicuramente sarà una partita difficilissima, ma noi siamo pronti e ce l'affrontiamo a viso aperto. Siamo consapevoli del campionato che stiamo facendo. All'inizio anno nessuno se l'aspettava. Noi adesso continuiamo sulla nostra strada. Sempre un'emozione stare tra le prime. Speriamo di continuare così il proseguo della stagione.